Слава, сині гори, крихою окуті, і вам, лицарі великі. У ognuna di queste medaglie digitali riporta incisa sul retro la poesia di un poeta ucraino. È un progetto digitale NFT, sono 5.000 esemplari unici, di cui solo 50 del tipo più costoso. Con il ricavato compriamo cibo nei supermercati per chi è rimasto senza niente. A chi aderisce, offriremo escursioni nei luoghi di battaglia e la possibilità di conoscere gli eroi della resistenza. Questo è il nuovo ponte di Irpin, rappresenta un simbolo di rinascita. È stato ricostruito a tempo di record dai militari. Vedete alla mia sinistra invece quello che è stato distrutto. Era cardiopatico. Quando io sono stata evacuata dai soldati, lui non era in casa. Poi i volontari non sono più riusciti a entrare in città per via dei combattimenti ed è rimasto senza medicine. Il suo cuore si è fermato. L'ultima volta che mi ha chiamata mi ha detto: «Mio sole, abbi cura di te». Dopo quelli di Bucha abbiamo trovato il terzo deposito di automobili che raccontano le storie dei civili massacrati dai russi. Guardate l'accanimento per uccidere il capo famiglia o la mamma di questi bambini. Perché parlo dei bambini? Perché all'interno, adesso ve li faccio vedere, ci sono dei capottini piccoli, vedete? Chissà che fine hanno fatto. Probabilmente sono morti, sono stati uccisi assieme ai loro genitori. Stavano fuggendo, vedete quanti bagagli avevano ammassato dentro questa macchina. E qui di fronte gli airbag si sono aperti, immaginate il terrore di quei momenti. Stavo portando aiuti umanitari. Avevo la bandiera bianca sul tettuccio della macchina, ma i russi hanno iniziato a spararmi. Ho inchiodato e mi sono buttato fuori, nascondendomi dietro un negozio. Poi hanno iniziato con le armi pesanti. A Carponi ho raggiunto una casa di uno sconosciuto che mi ha ospitato, ma la notte ho visto un uomo nella stessa mia situazione. Chiedeva aiuto da un'auto in fiamme, era ferito. Ho capito che nessuno sarebbe venuto a salvarlo, così l'ho raggiunto. L'ho tirato fuori e gli ho fermato l'emorragia. Quella sono io. Ci esibivamo nel teatro comunale. Sì.
Qui c'è tutto quello che ho salvato. La casa è andata a fuoco. Ieri ho pianto tutto il giorno. Oggi non ho più lacrime. Vado a stare da mio figlio, mi viene a prendere.